Sì, grazie Presidente. Faccio un brevissimo intervento su tutti gli emendamenti. E, tra l'altro volevo anche comunicare il ritiro dell'emendamento numero 6 e del numero 4. Quindi appunto restano presentati per quanto riguarda il nostro gruppo l'emendamento 1, 2, 3, il 5 e il 7. Dicevo appunto, faccio un brevissimo intervento un pochino su tutti gli emendamenti e in alcuni casi sono dei meri aggiustamenti tecnici, delle correzioni di alcuni refusi e poi andiamo anche a specificare maggiormente un punto importante di questo piano per la mobilità elettrica. Andiamo infatti a mutuare alcune esperienze molto positive di alcune capitali europee dove è stata creata una piattaforma all'interno della quale i cittadini che dimostrino il possesso o un potenziale acquisto di un mezzo elettrico possono inserire la richiesta su questa piattaforma di installazione di una colonnina chiaramente nei pressi della loro abitazione piuttosto che del loro luogo di interesse. E quindi ecco, andiamo a specificare meglio questo aspetto che era già presente nel regolamento e con l'occasione voglio appunto comunicare all'Aula e ai cittadini che ci stanno seguendo quest'altro aspetto molto innovativo del nostro regolamento, cioè verrà creata a partire da quest'estate una piattaforma dove tutti i possessori di automobili elettriche potranno richiedere l'installazione di una colonnina, ad esempio vicino alla propria abitazione, e i soggetti che poi andranno ad installare le colonnine dovranno tener conto prioritariamente di queste richieste. Quindi un modo per facilitare l'incontro tra domanda e offerta e ovviamente per pianificare meglio e distribuire meglio gli impianti all'interno della nostra città. Grazie.